È una manifestazione dalle origini medievali che anima l'antico borgo sin dal 1847, quando per la prima volta la processione del Cristo morto fu inscenata dalla confraternita della Maria Santissima Addolorata. Anche quest'anno, come vuole la tradizione, il corteo partirà intorno alle 21:15 e si dislocherà per le vie del centro storico di Saltara. A sfilare saranno appunto i soldati romani a cavallo, il gruppo delle antiche confraternite con le cappe caratteristiche, le pie donne e il Cireneo scalzo, che altro non è che un cittadino in incognito, diciamo così, sotto insomma delle spoglie, nessuno conosce l'identità del Cireneo, che si immola appunto per espiare l'espiazione dei peccati di tutti. Durante la processione verranno lette brevi meditazioni della Via Crucis che aiuteranno i presenti, centinaia ogni anno, al raccoglimento e alla preghiera. Un immancabile momento a cui si potrà partecipare, avrà il suo inizio alle 19 e sarà appunto esteso lungo tutto il centro storico con le tappe della Via Dolorosa. Per l'occasione sarà visitabile anche la chiesa del Gonfalone, da poco restaurata, con all'interno affreschi e tele pregiate. Per organizzare la manifestazione, inoltre, è stato fondamentale l'aiuto di tanti cittadini, in particolare per l'allestimento delle varie scene. E in seguito al nostro appello ci hanno aiutato in tanti, sia di persone di tutto il comune, di tutte le frazioni, Calcinelli, Borgaccio, le varie associazioni, quindi siamo riusciti a creare questo gruppo operativo per riproporre quindi anche le scene della passione all'interno del centro storico. Vi aspettiamo domani sera a partire dalle 19 nel centro storico e dalle 21 e un quarto circa alla processione del Venerdì Santo a Saltara.